Buongiorno a tutti e grazie per essere presenti a questa giornata per noi importante di presentazione dei risultati e del nostro progetto che vogliamo mettere in campo sulla tematica dei rifiuti elettrici ed elettronici. Saluto il nostro vicepresidente, il dottor Bono D'Elia, perché il presidente Pellegrino, che anche doveva intervenire purtroppo per motivi contingenti, è stato trattenuto in un altro luogo, poi ce lo spiegherà nel video messaggio che qui a breve vedremo. Saluto l'ingegner Giorgio Alienti, presidente del centro di coordinamento RAE, che oggi, nonostante il tempo così inclemente, mi ha fatto vedere un'immagine che per raggiungerci ha dovuto spostare pure un albero che era caduto sulla strada, quindi un po' di vicissitudini che da buon milanese ho vissuto qui nel centro. Vabbè, sarà l'occasione per ritornare con il tempo magari più clemente. Grazie della presenza. Dovevano essere presenti purtroppo per motivi legati alle condizioni meteorologiche Vincenzo Venditti, Gianluca Imbrogni e Giovanni De Feo, che purtroppo non sono qui. Bene, oggi ci accingiamo, come dicevo, a presentare i risultati di questa indagine fatta dal nostro Domenico Mauro, che ha fatto uno stage presso il Parco del Cimenti, da qui quindi è nata l'iniziativa, e con la sua tesi di laurea ha appunto raccolto tutti i dati che riguardano i comuni del Cilento rispetto ai rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche. È una tematica che è sconosciuta a molti, ma che è una tematica molto molto importante, perché riciclare correttamente queste apparecchiature, oltre che a contribuire a mantenere un ambiente pulito, perché tutte queste apparecchiature contengono delle sostanze molto molto nocive per l'ambiente, aiutano anche dal punto di vista economico, perché utilizzarle, riutilizzarle, riciclare quei materiali che è possibile riciclare, risulta utile anche dal punto di vista economico. Ma ovviamente ne parleranno in modo più approfondito gli autorevoli relatori che sono qui a questo tavolo. Voglio ringraziare, oltre che tutti voi presenti, anche gli organi di informazione che sempre con grande puntualità contribuiscono a diffondere le attività che noi mettiamo in campo in favore delle nostre comunità. Prego Piero, metti il video del Presidente e poi andiamo avanti. Buongiorno a tutti, mi scuso con voi per non essere lì, ma purtroppo la scomparsa di una persona a me molto cara oggi mi impedisce di essere lì a Vallo delle Lucanie. Ma il Parco Nazionale del Cilento Vallodiano di Alburni è ben rappresentato dal vicepresidente Cono D'Elia, dal direttore Romano Gregorio, dagli altri consiglieri del parco presenti, e quindi sicuramente non faremo mancare il nostro apporto, e oggi faranno sentire quello che è l'intenzione e il ruolo che il parco vuole avere anche per quanto riguarda un tema poco attenzionato e poco seguito come quello della corretta gestione dei rifiuti elettronici. Un saluto va agli illustri relatori presenti, un grazie ai sindaci e agli amministratori che hanno avuto la sensibilità di partecipare, saluto le scuole che hanno aderito al progetto, in particolare quelli presenti, i ragazzi e i docenti che oggi sono lì a Vallo della Lucania. Beh, io il tema dei rifiuti elettronici, della corretta gestione dei rifiuti elettronici è un tema per noi importante, soprattutto importante per un parco differente, per un parco che si candida ad essere un modello di sostenibilità ambientale, un parco che vuole oggi sicuramente dare dei segnali importanti per tutti quanti quei temi che riguardano, dove ci andiamo a misurare sulla sensibilità che abbiamo sui temi ambientali. Lo abbiamo fatto per la plastica, lo stiamo facendo per i rifiuti, lo stiamo facendo sulla raccolta differenziata. Beh, per quanto riguarda il dato della gestione dei rifiuti elettronici, devo dire siamo un po' al di sotto della media nazionale e non ce lo possiamo permettere. Non ce lo possiamo permettere per un parco che oggi si candida ad essere appunto un parco modello, un parco differente, un parco che è l'area protetta più grande d'Italia, un parco che ha un territorio meraviglioso e straordinario, e non ce lo possiamo permettere soprattutto perché lo dobbiamo sentire come responsabilità nei confronti dei nostri figli, ai quali dobbiamo consegnare un territorio il più pulito possibile che possa garantirgli anche una condizione di salute migliore. Oggi gestire i rifiuti elettronici
elettronici in modo corretto significa avere un ambiente più pulito, gestire i rifiuti elettronici in modo più corretto significa avere una salute migliore. Noi oggi presentiamo anche un po' i risultati per quanto riguarda i singoli comuni e ogni anno faremo un report e perché no anche dal prossimo anno iniziare una sorta di premialità per i comuni più virtuosi. E la campagna di sensibilizzazione e di informazione comincerà invece nelle scuole, perché lì c'è la grande scommessa, è con i nostri ragazzi, è loro che devono essere i principali protagonisti di una corretta gestione del nostro territorio. E devo dire, le iniziative che abbiamo provviste, alcune delle quali sono anche particolarmente divertenti, che, no, che con Carmine, con Domenico, con Piero Ferrara, che saluto, che sta lì con voi, beh, metteremo in campo tante iniziative per cercare anche di stimolare la conoscenza e anche la corretta gestione appunto dei rifiuti elettronici che hanno completato il corso della propria vita. Noi ci crediamo molto e riteniamo che questo senso di responsabilità nel nostro territorio è molto forte e insieme a tutti gli argomenti come quello della raccolta differenziata, come quelli della plastica, dove stiamo dando dei segnali veramente importanti e significativi e concreti, anche sul tema della corretta gestione dei rifiuti elettronici il Parco Nazionale del Cilento Valdodiano degli Alburni farà la sua parte. Quindi un grande grazie a tutti voi presenti e grazie per l'impegno che ognuno ci metterà nei prossimi giorni per cercare di realizzare e di migliorare queste percentuali e questa gestione dei rifiuti elettronici nella nostra area. Grazie. Come avete visto è ricorsa molto alla parola parco differente, perché il titolo del progetto che noi metteremo in campo dal prossimo anno scolastico con le scuole, che appunto si chiama Riciclare i RAE alleggerisce il pianeta per un parco differente. Poi in dettaglio ve lo spiegheranno, si tratta di sensibilizzare i ragazzi all'interno delle scuole di riciclare i micro apparecchi elettronici, in modo che questo comportamento possa essere esportato anche nelle famiglie e quindi creare una sensibilizzazione particolare. Bene, vicepresidente, adesso tocca a te darci i saluti ufficiali del Parco del Cilento. Il presidente abbia già spiegato il motivo di questo incontro. Credo che, cioè, non vorrei ripetere quei concetti già espressi benissimo dal presidente. Sicuramente il Parco ha questa grossa responsabilità e noi non possiamo permetterci di avere un livello di smaltimento inferiore alla media nazionale. Cioè il Parco deve, noi dobbiamo avere questa grossa responsabilità, e parlo di amministratori, parlo chiaramente anche e soprattutto chiaramente di un patto educativo a livello scolastico. A me piace molto camminare e spesso cammino lungo queste strade poco frequentate. Bene, non, vi posso assicurare che non è una cosa estremamente carina. Vedere tutte queste carcasse abbandonate non è un'immagine del nostro territorio, e quindi se noi vogliamo proporci come territorio capace anche di presentarsi in maniera diversa, un altro aspetto che io vorrei considerare, che credo che noi dovremmo mettere l'attenzione, cioè noi abbiamo due superstrade dove tutte le piazzole sono piene di immondizie. È una cosa, secondo me, ecco, sono tutti momenti, voglio dirti, fortemente educativi, che devono dare l'idea che non è accettabile che un parco possa avere, ecco, un territorio invaso dai rifiuti in alcuni casi, soprattutto in Bella Vista. Quindi una delle cose che nei prossimi mesi faremo anche attraverso una sensibilizzazione delle amministrazioni, perché credo che tutto faccia parte chiaramente di un programma, di un progetto, soprattutto attraverso una sensibilizzazione. Ripeto, scuole, funzionari, i comuni, gli amministratori devono essere tutti, chiaramente devono percepire che la questione dello smaltimento dei rifiuti è una cosa estremamente seria. Quindi io su questo credo che possiamo fare molto. Noi come parco possiamo sensibilizzare, perché non abbiamo la capacità di sostituirci, però sicuramente la funzione di sensibilizzare e anche di stimolare le attività amministrative, perché tutti gli aspetti legati chiaramente ai rifiuti, anche alla trasformazione, anche alla possibilità, ingegnere, io e questo colgo l'occasione di salutare, ingegnere, l'opportunità di poter immaginare che da una criticità si possa anche immaginare una soluzione, anche un'opportunità, credo che oggi
E per questo credo che sia molto interessante il suo intervento di oggi, perché ci potrà far capire anche concretamente come noi possiamo immaginare che questa difficoltà nei prossimi anni, anche perché credo che nei prossimi anni sarà ancora sempre di più diffusa la presenza di questi, cioè, elementi che oggi rappresentano una criticità, e quindi la possibilità di poter intervenire, di poter capire un attimo prima e soprattutto di immaginare che nei prossimi anni di avere, ecco, in quell'elenco oggi, lo diceva il nostro amico amministratore, di avere, ecco, un po' tutti i comuni presenti, ma soprattutto con una percentuale maggiore. Grazie. Purtroppo leggevo qualche giorno fa che questa strategia commerciale della durata programmata dei prodotti, in particolare dei prodotti elettrici ed elettronici, è molto datata. Mi pare che risalisse al 1925, allora quando tutti i produttori di lampadine fecero un cartello e scesero la durata delle lampadine in uso da 2500 ore a 1000 ore, quindi già dal 1925. Oggi per tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche succede così: se ci fate caso, subito dopo che finisce il periodo di garanzia le apparecchiature risultano inutilizzabili. Obsolescenza programmata. Una obsolescenza programmata che fa parte di una strategia commerciale di tutti i produttori a cui ci dobbiamo adeguare, però con i nostri comportamenti virtuosi possiamo fare in modo che questi prodotti, anche se non più utilizzabili direttamente, ma indirettamente i loro materiali possano essere riutilizzati. Adesso tocca a Domenico Mauro, a colui il quale ha dato, come dire, il là a questo progetto, tra l'altro un ragazzo del Cilento che ha fatto uno stage presso di noi, ha fatto una tesi su questi problemi, tra l'altro ha la fortuna di essere anche il figlio di una nostra dipendente, che saluto, la signora Raffaella D'Agostino, che è stato qui, che ha lavorato presso il parco per tanti anni e che ho piacere ho rivisto stamattina e la saluto. E devo dire che Domenico, oltre a fare questa raccolta di dati su tutti i comuni del Cilento, ci ha dato anche una mano a costruire questo progetto insieme a Carmen, ringrazio anche lui per questo egregio lavoro che hanno messo in piedi, che faremo nelle scuole. Domenico, tocca a te per illustrarci questi dati, grazie. Al di là della definizione rigorosa che vedete riportata su questa slide, con la Prime RAE si identificano tutte quelle apparecchiature funzionanti a corrente con una batteria che decidiamo di montare, e quindi frigoriferi, televisori, cellulari e apparecchi di ogni dimensione e funzionalità che riportano questo simbolo sulla propria superficie, sull'imballaggio o sul libretto di istruzioni. I RAE, per diverse ragioni, rappresentano un'opportunità o un problema. Spesso vengono considerate una moderna miglia urbana poiché contengono molte importanti materie prime e seconde, da quelle più comuni come ferro, rame, alluminio e plastica, fino a quelle più preziose e strategiche come oro, pallario, cobalto, argento, platino e tantalio. Vi faccio un esempio: il circuito stampato di un PC può contenere fino al 20% di rame e 250 grammi per tonnellata di oro, valori questi significativamente alti rispetto ai minerali grezzi. I RAE però contengono anche alcuni costituenti pericolosi per l'ambiente e per l'uomo. Sono ad esempio i CFC contenuti nei frigoriferi di vecchia generazione, i PCB di condensatori e trasformatori, bari e piombo dei televisori a tubo catodico e il mercurio contenuto nelle lampadine. Lo sviluppo tecnologico degli ultimi decenni ha indirizzato l'immissione sul mercato europeo di numerosi apparecchi elettrici ed elettronici nuovi. Stiamo parlando di circa 9 milioni di tonnellate di apparecchiature. In Italia invece tale quantità si è assestata, dopo la crisi economica del 2008, tra le 800.000 e le 900.000 tonnellate, pari a 18 kg per abitante. Così come succede per tutti i rifiuti, la produzione di RAE è generalmente coerente con il trend degli indicatori socio-economici, prodotti interno lordo e consumi finali interni.
Uno studio ha rivelato che nel 2011 in Italia è stata prodotta una quantità di RAE pari al 90% delle apparecchiature nuove messe sul mercato nello stesso anno. La produzione di RAE e di tutti i beni durevoli è condizionata fondamentalmente da due pilastri fondanti il nostro modello economico: dall'obsolescenza programmata, ovvero la strategia industriale grazie alla quale i beni nascono per durare un certo numero di anni, e dall'obsolescenza percepita. Sostituisco il mio cellulare con uno tecnologicamente più evoluto. I RAE prodotti in Italia vengono gestiti da un sistema formale finanziato dai produttori, i quali aderiscono ad uno dei 13 consorzi che per loro conto si occupa della logistica e del trattamento degli apparecchi. La cabina di regia del sistema è rappresentata dal centro di coordinamento RAE, presieduto dall'ingegnere Ghetti, un importante organismo nella logistica degli apparecchi, che risulta anche di estrema utilità ai fini dell'efficienza del sistema stesso. I costi del sistema sono coperti da un eco contributo che i consumatori sono tenuti a pagare al momento dell'acquisto di un'apparecchiatura nuova. L'ammontare di questa cifra è definita dai consorzi. Un attore importante del sistema di gestione dei RAE è sicuramente il cittadino, il quale ha a disposizione diversi strumenti per gestirli correttamente. Infatti li può conferire gratuitamente al più vicino centro di raccolta comunale, chiederne il ritiro municipalizzato al comune o consegnarli gratuitamente ai negozi di elettrodomestici ed elettronica in modalità 1 contro 1 o modalità 1 contro 0. La prima modalità prevede che il cittadino possa avvalersi del ritiro gratuito di un'apparecchiatura da dismettere al momento dell'acquisto di un'apparecchiatura nuova. In altre parole, se voglio sostituire la mia lavatrice e ne acquisto una nuova, il negozio presso il quale l'ho comprata deve consegnarmi la nuova e ritirare la vecchia gratuitamente. La modalità di raccolta 1 contro 0 invece prevede il conferimento gratuito dei RAE di piccolissime dimensioni presso qualsiasi negozio di elettrodomestici ed elettronica che abbia una superficie di vendita di almeno 400 metri quadri, anche se non si acquista nulla. In Europa solo il 35% dei RAE è intercettato dal sistema formale e subisce un adeguato trattamento. Il restante 65% risulta esportato all'estero, riciclato con modalità non corrette, abbandonato nell'ambiente o tenuto in casa. Si stima che noi italiani conserviamo quasi un quinto di tutte le apparecchiature d'Italia. Siamo dei conservatori. Come potete vedere dall'istogramma, il dato relativo alla raccolta di RAE in Italia è uno dei più bassi d'Europa. Da noi nel 2017 sono stati raccolti 4,9 kg per abitante di RAE. Il dato relativo al 2018 ce lo dirà sicuramente l'ingegnere Agnelli tra poco. Credo però che il retaglio italiano abbia ormai superato il 40% di RAE raccolti. Molto è stato fatto, ma sicuramente si può fare meglio, soprattutto in prospettiva del nuovo obiettivo minimo di raccolta del 65% previsto dalla Comunità Europea per il 2019. L'Italia si mostra a due velocità. Al sud, e specialmente in Campania, i dati purtroppo non sono entusiasmanti. Infatti si passa dai 3 kg per abitante di RAE raccolti nel 2016 ai 2,8 kg per abitante del 2017. Analizzando i dati degli 80 comuni del parco, si nota che il trend della raccolta dei RAE negli anni è tendenzialmente confrontabile con quello nazionale, ma di poco al di sotto della media. Alcuni comuni, come quelli che vedete nella parte sinistra del grafico, contribuiscono ad alzarla questa media. Molti altri invece, nel tempo, non sono mai riusciti a superare valori minimi dell'ordine di 1-3 kg per abitante di RAE raccolti. Nel 2016 nel parco sono stati raccolti 4 kg per abitante di RAE.
Nel 2017 questo dato è cresciuto a 4,6. Ben 23 comuni su 80 presentano risultati al di sopra della media nazionale. L'organizzazione della raccolta prevede nella maggior parte dei casi la tecnica porta a porta, mentre è meno praticata la consegna centralizzata da parte del cittadino ai CDR comunali, perché questi ultimi risultano poco pubblicizzati, difficili da raggiungere ed aperti ad intervalli irregolari. Molti centri di raccolta operativi sul territorio del parco sono attualmente iscritti al centro di coordinamento RAE ed usufruiscono così del ritiro gratuito delle apparecchiature, beneficiando in alcuni casi di elevati premi di efficienza. Alcuni centri di raccolta sono moderni ed attrezzati, questo anche grazie al fondo 5 euro tonnellata premiata messo a disposizione dal centro di coordinamento. Nei comuni in cui non è presente un centro di raccolta comunale si raccolgono meno della metà dei RAE rispetto agli altri comuni. Oltre alla presenza del CDR, incidono positivamente sulla raccolta le azioni di sensibilizzazione attuate dai comuni, ovvero la conoscenza dei cittadini delle modalità di smaltimento degli apparecchi. A tal proposito, una recente indagine dell'Ipsos del 2016 ha rivelato che ben il 42% degli italiani non conosce RAE e non sa come gestirli. Volendo valutare il rapporto esistente tra l'informazione al cittadino e quantità di RAE raccolti, si può notare che nei comuni in cui viene svolta una regolare attività di comunicazione sui rifiuti, la raccolta dei RAE raggiunge quantitativi importanti. Rimandandovi al report che trovate nella cartellina, che contiene un'analisi più dettagliata dei dati, voglio concludere dicendo che alla luce dei risultati ottenuti per rendere efficiente il sistema di gestione delle aree è essenziale fare ricorso a strumenti capaci di intervenire sulla sensibilità collettiva con l'intenzione di formare ed informare per migliorare le performance in termini di quantità di raccolti e contribuire attivamente alla tutela ambientale. Grazie. Domenico, oltre ad essere bravo per le notizie e i risultati che ci presenta, è bravo anche per la sintesi delle cose, e quindi mi ha preso di sprovvista, perché eccoci qua. Allora, adesso l'ingegnere Arienti, che è il presidente del coordinamento RAE, la cabina di regia di tutto il sistema italiano di gestione dei RAE, è anche direttore generale di OCODOM, e quindi che è il primo consorzio in Italia per i quantitativi di RAE gestiti. Adesso lui ci darà sicuramente delle notizie e delle informazioni utili. Buongiorno a tutti, grazie al vicepresidente e al direttore del parco per l'invito, grazie a Tommaso soprattutto per l'invito. Io volevo, prima di dare i numeri, nel senso proprio letterale del termine, cioè di darvi un po' di notizie, di dati sulla raccolta 2018, fare un'introduzione generale sul sistema RAE. Lo faccio per due motivi: il primo perché mancano i due relatori dopo di me, quindi mi prendo tutto il tempo fino a che non vi vedo pescare dal sonno, e poi perché mi è utile per spiegare come mai alcuni risultati oggi sono non sufficienti o non all'altezza di quello che la comunità europea si aspetta da noi. Mentre parte questa, posso fare un sondaggio, soprattutto ne approfitto che ci sono i ragazzi. Quanti di voi sapevano cosa sono i RAE prima di stamattina? Sinceri, per favore. 3, 4, 5, 6, 8 mani, 10 mani sono alzati. Ok. Quanti RAE avete a casa? Perché la ricerca che si stava aprendo il dottor Mauro è purtroppo vera, nel senso che abbiamo calcolato che ci sono 200 milioni di pezzi nelle nostre case di apparecchiature elettriche e elettroniche che giacciono nei cassetti perché non li usiamo più, non ci servono più la friggitrice, la gelatiera, il mangiacassette, no, qui della mia età ce ne sono pochi, il mangiacassette ragazzi non sanno neanche che cos'è. Quindi abbiamo i cassetti pieni, il che uno dice, beh, che male fanno, a parte
che poi arriva il momento in cui siamo stufi e quando il cassetto è troppo pieno prendiamo il cassetto e tendiamo a rovesciarlo nel fosso, che non è una bella cosa, ma pensate alla quantità di materie prime che già sono inutilizzate. Lì dentro ci sono ferro, rame, plastica, alluminio, poi anche materie più preziose che potrebbero essere rimesse nel ciclo produttivo. In un paese povero di miniere, di soluzioni, di possibilità estrattive come l'Italia, davvero lasciamo nei nostri cassetti cose che potremmo reimpiegare. Allora, l'introduzione e la premessa. La legge distingue innanzitutto due tipologie di RAE: RAE domestici, quelli che provengono dalle nostre abitazioni, o quelli analoghi per natura e quantità, per esempio lo studio dell'avvocato butta il PC e questo PC è analogo per natura e quantità a quello che esce da casa mia, quindi è domestico. I RAE professionali sono quelli invece generati dalle aziende, quindi non so, il banco frigo del supermercato, la cucina del ristorante, l'attrezzatura medicale dell'ospedale. Perché la legge fa questa distinzione? Perché in generale il soggetto obbligato, cioè colui che deve garantire il corretto trattamento del rifiuto elettrico elettronico, è il produttore, cioè chi ha immesso sul mercato l'apparecchiatura. Questo sta sotto il cappello generale di una regola europea che si chiama responsabilità estesa del produttore, che è un principio per cui il legislatore dice: caro produttore, tu che metti sul mercato l'apparecchiatura, per favore cerca di preoccuparti anche del suo fine vita, cioè del momento in cui diventa un rifiuto. La legge individua un soggetto a cui dà la responsabilità di gestire il rifiuto. Questo soggetto è il produttore, vale sia per i professionali che per i domestici, ma con due modalità diverse. Nel caso dei professionali è abbastanza semplice: il produttore deve farsi carico della sua apparecchiatura. Se l'apparecchiatura è stata venduta prima del 13 agosto 2005, non chiedete perché è 13 agosto, l'onere di gestire il rifiuto spetta a colui che vende la nuova apparecchiatura equivalente. Se invece il RAE è stato venduto dopo il 13 agosto 2005, l'onere spetta al produttore che ha venduto proprio quell'apparecchiatura. La nota in blu sotto, scusate, io sono daltonico, potrebbe non essere blu comunque, mi sembra. Sì, la nota in blu dice che è possibile che il produttore scarichi sul suo cliente la responsabilità, che vuol dire che al momento della vendita il produttore può far sottoscrivere nel contratto di vendita al ristoratore che compra la cucina un accordo per cui al momento in cui la cucina diventerà un rifiuto il cliente ci deve pensare da solo. Questo è un escamotage che non è piacevolissimo, perché poi quando non è chiara la responsabilità, quando c'è un trasferimento di responsabilità, si rischia di perdere l'efficacia della norma, però. E il produttore deve farsi carico della gestione dei suoi rifiuti. Vado molto velocemente su questa parte perché il mondo dei rifiuti professionali non è quello che riguarda le pubbliche amministrazioni, quindi una realtà come l'ente del parco. Invece, come funziona il mondo dei RAE domestici? Allora, visto così è complicatissimo. Poi ve lo spiego passo a passo. Ci sono tanti soggetti nella catena, ci sono i cittadini che, come diceva il dottor Mauro, hanno la possibilità di consegnare i RAE o agli enti locali, ai comuni o ai negozianti. Faccio un altro sondaggio: quanti di voi prima di stamattina sapevano del ritiro 1 contro 1 e 1 contro 0? 1, 2, 3, 4. Beh, siete sopra la media nazionale. Allora, i cittadini che hanno il dovere, la responsabilità di consegnare i RAE a questi soggetti, e poi guardate questa metà della figura: sia i negozianti sia gli enti locali hanno la possibilità di dare i RAE a questo box centrale, che è il sistema rappresentato dal centro di coordinamento RAE, che poi vi spiego, oppure in Italia per legge hanno la possibilità di vendere i RAE, di cedere i RAE direttamente a chiunque abbia una autorizzazione al trattamento dei RAE. Quindi, se al sindaco del comune di Vallo della Lucania si presenta qualcuno che dice: io ho un'autorizzazione al trattamento dei RAE, il sindaco può legittimamente cedere il RAE a questo soggetto. Tenete in mente questa cosa, perché poi su questa cosa ci torniamo anche quando, come dicevo prima, darò i numeri.
è uno dei buchi neri del sistema RAI in Italia, ma è sancito dalla legge, siccome siamo tutti cittadini italiani, fino a che legge la rispettiamo. E ciò con il Parco Nazionale del Cento, quando dividiamo i buchi, cioè qua. Allora, partiamo da questo. Noi abbiamo. Siccome torniamo a la ricordate la cosa con i due box rossi, okay? Siccome i comuni non sono obbligati a dare il RAE al centro di coordinamento, ci sono dei comuni iscritti e dei comuni non iscritti. Poi questi dati li passiamo, cioè la presentazione ce l'avete, adesso da là non si vede ovviamente niente. Noi non sappiamo però se qualcuno di questi comuni non iscritti, Rofrano o Postiglione o non sappiamo se per caso ha una convenzione con uno di questi comuni iscritti per cui i RAE di qua finiscono di là, questo non lo sappiamo. Noi sappiamo che questi comuni sono iscritti, mentre quei comuni là a noi non ci risulta. Quindi potrebbero essere tra coloro che hanno legittimamente fatto la scelta di consegnare i RAE direttamente ai due box rossi. Scendiamo un pochino più nel merito, qui vediamo i comuni iscritti per raggruppamento, dove vedete la X vuol dire che per quella tipologia di RAE il centro di coordinamento RAE manda qualcuno a ritirare i rifiuti, ma legittimamente i comuni hanno la possibilità di non iscriversi non solo totalmente ma anche per singolo raggruppamento. Quindi facciamo un esempio: la Acropoli non risulta iscritta per il raggruppamento R2 Grandi Bianchi e per il raggruppamento R4. Vuol dire che Acropoli ha fatto la scelta, lo ridico, legittima di dare al centro di coordinamento RAE il raggruppamento dei frigoriferi, quello delle TV e quello delle lampadine, non dà al centro di coordinamento RAE i Grandi Bianchi e i piccoli, le piccole apparecchiature. Chiaro? Quindi non tutti i comuni si fanno servire, alcuni comuni non si fanno proprio servire, altri comuni scelgono di farsi servire per alcuni raggruppamenti e per altri no. Lo dico per gli amministratori che ci sono qua: quando un comune si iscrive al centro di coordinamento RAE, quindi sottoscrive la convenzione di servizio, entra in un meccanismo che noi chiamiamo premi di efficienza, che vuol dire che al verificarsi di certe condizioni che poi sono descritte nella convenzione, noi, i consorzi, paghiamo dei premi per ogni tonnellata che ritiriamo. È un contributo alla raccolta, è un contributo a, per darvi un'idea, grosso modo, paghiamo 50 euro a tonnellata per i frigoriferi e 100 euro a tonnellata per le lavatrici, per dare un'idea dell'entità del premio di efficienza. Nel comune di Acropoli, sempre prima riga, quindi noi ritiriamo frigoriferi e paghiamo i premi di efficienza, non ritiriamo lavatrici e Grandi Bianchi e quindi non paghiamo i premi di efficienza. Vuol dire che Acropoli, mi spiace per Acropoli, è il primo della lista, ha fatto, mi spiace di usarlo come esempio, ha fatto la scelta di dare le proprie lavatrici a qualcun altro che probabilmente ha fatto un'offerta o comunque dà un contributo superiore a quello che diamo noi. Mi rendo conto che non si legge nulla, ve lo leggo un po' io. Sopra trovate, poi avrete questo dato, per raggruppamento le quantità, quindi le quattro righe sono i comuni del parco, la provincia di Salerno, la regione Campania e l'Italia, per i 5 raggruppamenti con il totale, e poi qui vedete l'elenco dei comuni con le quantità di ciascun comune. Quindi questo è il dettaglio per darvi un'idea sul totale. Là vediamo che l'Italia, come dicevo prima, è 310.000 tonnellate, la Campania 17 milioni, la provincia di Salerno 3.130.000, il parco 686.935. E questa invece è, anche qui invisibile per voi, vi spiego solo i criteri, l'andamento della raccolta rispetto agli anni precedenti. Scusate, questa è un'altra tabella, questa è la raccolta pro capite, quindi vedete la popolazione di ciascun comune, che sapete benissimo, la raccolta 2018 e il pro capite
chilogrammi per abitante nel 2018. Dicevo prima della macchia di Coccinella, poi magari sbaglio perché magari c'è un motivo diverso, ma se guardiamo alcuni numeri, non leggo il comune perché tanto è lo stesso, qui c'è scritto 31 kg per abitante, e qui c'è scritto 11 kg per abitante, e qui c'è scritto 1 kg per abitante. Sono i comuni del parco. Macchia di Coccinella, cioè un comportamento completamente diverso. Però, siccome voglio essere onesto, ci sono due fattori che dovete, ormai avrete capito, e dovete considerare. Il primo, questo comune che fa un chilo potrebbe aver scelto di dare al sistema formale soltanto uno dei raggruppamenti, per esempio, magari sono le lampadine, e allora per forza che fa un chilo. Quindi bisognerebbe andare a vedere che scelta ha fatto questo comune prima di dire che è un comune poco virtuoso. Questo comune che fa 31 kg per abitante probabilmente raggruppa nella sua isola ecologica qualche comune intorno, perché altrimenti questi signori qua invece di mangiare pane a colazione mangiano elettrodomestici a colazione. È abbastanza improbabile che i 1180 abitanti di Laureana Cilento buttino via 31 kg di RAE all'anno, che sarebbe il triplo della media europea più o meno. Quindi probabilmente in questo comune convergono i rifiuti di altri comuni. Quindi, come sempre, i dati vanno presi con le molle. Questi sono l'elenco dei comuni virtuosi 2018 e dopo averlo scritto mi pento di averlo scritto, nel senso che questi sono i comuni non virtuosi nella raccolta differenziata, ma nei RAE che danno al centro di coordinamento. Questi sono i RAE che danno a noi, magari sono bravissimi, magari raccolgono tantissimo e li danno a qualcun altro, e magari questo qualcun altro è pure bravo, non ho capito, cioè tutto, ok, però questi sono i nostri comuni. Quindi di nuovo c'è Laureana Cilento in alto 30,31 kg per abitante e poi via via tutti gli altri, e qui c'è anche un incremento, quello che dicevo prima. Quelli che hanno fatto più incremento dal 2017 al 2018, quindi questa è la classifica, scusate tra virgolette, del pro capite, questa è la classifica degli incrementi da un anno con l'altro, quelli che hanno migliorato di più. Basta, questi sono tutti i dati che avevo, domande quando volete. Va bene, poi dopo magari l'ultima parte la dedichiamo a qualche domanda, così ognuno di noi magari riflette su qualcosa, abbiamo la disponibilità dell'ingegnere, qualche altra curiosità che ci dovesse venire in mente. Nel frattempo voglio invitare Carmine per presentare il progetto che attueremo nelle scuole a partire dal prossimo anno scolastico. Prego Carmine. Allora, volevo fare una precisazione, non solo nelle scuole ma anche tra i cittadini naturalmente, quindi prevediamo anche delle attività che possono essere di supporto per gli enti locali, per i comuni. Quindi diciamo a me è toccato il grande compito di calibrare diciamo, su questo report, su questa attività di reportistica di monitoraggio ambientale, immaginare un programma, un piano di comunicazione che appunto intercettasse i cittadini, le scuole e altri soggetti, quindi anche gli enti locali, cioè quindi tutti gli stakeholders, i portatori di interesse presenti sul territorio. Quindi questo è il titolo del progetto, il titolo è abbastanza ambizioso, riciclare l'aria, la legge di scelta per un parco differente. E credo che giornate come queste vadano ripetute, che sono occasioni di riflessione che ci fanno maturare, ci fanno pensare anche solo semplicemente ad essere più egoisti, perché essere più egoisti rapportato a questo che abbiamo visto in questo video ci fa riflettere su come a volte adottare dei piccoli comportamenti virtuosi ci aiuta e ci aiuterebbe a migliorare le condizioni di tutti. Se non ci sono altri interventi, vi ringrazio nuovamente, ringrazio l'ingegnere per l'ottima esposizione, per le cose utili che ci ha detto, e ringrazio ovviamente Carmino, Mauro, io mi piace chiamarlo Mauro, non il dottor, per questa
bella cosa che stiamo facendo, e ringrazio voi tutti per la pazienza e per la presenza. Grazie e buona giornata.